Cioè quella che li attira proprio come api sul miele. Ormai ha perso le speranze. Anziché la nuvola di Fantozzi, ha proprio una freccia gigantesca, super luminosa, con scritto sopra: casi umani qui. In chat, quando li conosce, proprio la prima domanda: quanti ne hai? E lui: in che senso? E lei: no, dico, quante patologie hai? Quante ne hai? Ok, lo segno sulla tabella. C'è quella che c'ha le fette di salame sugli occhi. Cazzo, una rincoglionita. Non riesce a individuarli. Se ne accorgono le amiche. Quando lei racconta di lui. Perché allora lui si è appena uscito di prigione. No, ma niente di serio, 5 anni. No, ma lui è innocente, eh. Poi ha un ordine restrittivo con 2 sue ex per maltrattamenti. Prende 7 differenti farmaci. Cazzo, non è neanche facile. Ah, il venerdì e il sabato pensa di essere un albero. E le amiche: guarda che forse è un caso umano, eh. E lei ci pensa pure. Dite. Poi c'è quella che ne ha visti talmente tanti che ha iniziato a appassionarsi proprio. Gli tratta come cavi, come criceti da laboratorio. Tu le chiedi: come mai hai iniziato a studiare psicologia? Analizzare tutti i casi umani miei e delle mie amiche. Gli tratta proprio come se fosse al San Gerardo in corsia. Chiama per nome e cognome. Allora, Roberto Rizzi, cioè tu volevi uscire con me, però nel frattempo ti scrivevi con la tua ex. Non ti pare un comportamento un po' contraddittorio? Io non ti giudico, eh. Chiaro, tra qualche ora questa conversazione sarà nel gruppo delle mie amiche. Siamo in 90, ti sputtaneranno. Non ti fischieranno le orecchie. Proprio ti sanguineranno i timpani.